Ci tengo a precisare che siccome è una ricerca molto complessa e molto lunga, sarò stringata al massimo, quindi se vorrete sapere veramente tutto dovrete leggervi gli atti. Ecco, quindi questa è la premessa. La prima cartiera Ceneda nasce nel 1602. Nel 1602 Sarcinello Sarcinelli, il nobile, a nome del nobile di Conegliano Gerolamo Sarcinelli, chiese al vescovo Lorenzo Mocenigo, vescovo di Ceneda e signore feudale del territorio, di poter impiantare una cantiera dove lui aveva un mulino rotto. Ecco, questo mulino, che ormai era fatiscente, si trovava a Pontavai, dietro alla chiesa di Santa Maria. Ecco, naturalmente il vescovo concesse questo, di poter costruire questa cartiera, e naturalmente concesse lo ius dell'acqua, che era un diritto feudale. E naturalmente tutto lo ius dell'acqua del vescovo spettava al vescovo di Ceneda. Questa concessione viene fatta a Francesco Belloni, che veniva da Tuscolano della Riviera di Salò. Se voi andate a Tuscolano esiste ancora la Valle delle Cartiere, dove c'è appunto stato creato anche questo paesaggio appositamente per far vedere appunto questa Valle delle Cartiere che esisteva già nel 1300. Ecco, noi avremo qui tutti i primi cartai del 600, saranno tutti che verranno appunto da Tuscolano della Riviera di Salò. Il Sarcinelli avrebbe ricevuto come livello per questa concessione 40 ducati all'anno e una risma di carta. Il Belloni muore quasi subito e gli subentra suo figlio Gianpietro. Però Gianpietro, naturalmente, per comprare, per mettere in atto la cartiera eccetera, si indebita fortemente e quindi si associa con un altro cartaio della Riviera di Salò, Bartolomeo Provasio. E anche questi non riescono, nonostante la società, non riescono a, diciamo, a far produrre questa cartiera senza indebitarsi ulteriormente. Tra l'altro non sappiamo per quale motivo, ma il Bartolomeo Provasio viene condannato a remare sulle tre remi, quindi probabilmente aveva commesso un omicidio. E a questo punto, siccome questi avevano grossi debiti con gli ebrei da Koneiam, ecco, nel 1608 questi ebrei l'affittano ad Antonio Colombo, altro che veniva da Toscolano, per 90 ducati all'anno. Nel 1618, non avendo ricevuto i loro soldi, i da Koneiam la vendettero metà cartiera al nobile Carlo Contarini, e poco dopo l'intera cartiera del Molin Rotto divenne proprietà della Compagnia della Carta. Compagnia della Carta che era stata costituita dai nobili veneziani Contarini, Mocenigo, Correr, Civran e da Israele Koneiam. La quota, il carato di Israele Koneiam viene acquistato subito dal Correr. La vecchia cartiera del Molin Rotto venne ingrandita da 4 a 6 ruote e ne fu costruita una nuova a salsa di 6 ruote, quella che stava dove adesso è via della cartiera in fondo, e sarà quella che noi vedremo in seguito chiamata il Cartieron, la cartiera grande. Nell'aprile del 1621, però, dopo un biennio di attività, la Compagnia della Carta si sciolse. E nella divisione del patrimonio le due cartiere esistenti, Molin Rotto e l'altra cartiera, diciamo, vennero passate una al Mocenigo e l'altra al Correre. Gli altri soci invece ricevettero i terreni che erano stati acquistati, ducati 6.604. Il Contarini nel 1622 costruì la cartiera a San Giacomo di Veglia. Intanto nel 1625 giunsero a Ceneda due capitalisti e mercanti di carta, erano Gio Maria Rizzardi e Urbano Urbani. Inizialmente si presero in affitto la cartiera Contarini a San Giacomo, mentre Rizzardi acquistava in quello stesso anno dai Leoni
la famiglia Leoni di Ceneda, un luogo detto La Siega lungo il Meschio. Qui i due costruirono una prima cartiera. Ma nel 1640 il sodalizio tra Urbani e Rizzardi finì e Gio Maria Rizzardi rimase unico proprietario di tre cartiere di qua e di là del Meschio, perché lui aveva ricostruito la cartiera che aveva fatto assieme all'Urbani e ne aveva costruite altre due. Se uno va alla fine di via Galvani sul Meschio vede ancora la prima cartiera Rizzardi, che c'è il palazzetto seicentesco ancora esistente. Ecco, delle altre cartiere si vedono dei resti ma non si capiscono bene, perché queste cartiere hanno subito tante modifiche, sono state ricostruite più volte e ci sono stati appunto tanti interventi che fanno ritenere poco di quello che era la struttura originale. Oltre alle cartiere, Rizzardi costruisce l'oratorio di San Pietro. Difatti voi vedete, se andate là, vedete di fronte c'è questa chiesetta, l'oratorio di San Pietro, che adesso è sempre chiusa ed è aperta solamente il mese di maggio alla sera alle 8 per la recita del Rosario. E nel 1650 Gio Maria Rizzardi muore, lasciando eredi la vedova Margherita Piccinelli e i 10 figli. Ecco, naturalmente la moglie è come amministratrice, deve amministrare queste cartiere per i figli. Ecco, però lei che cosa fa? Si tiene la Rizzarda anche perché era parte della sua dote e vende le altre due cartiere. Intanto Urbano e Urbani si erano divisi con il Rizzardi e nel 1642 l'Urbani aveva comprato il luogo della Negrisiola a Saravalle. Nel 1648 costruì la cartiera, che però dopo 4 anni risulta in possesso del nobile Alvise Mocenigo, arcivescovo di Candia. Quasi tutti i cartari di questa cartiera della Negrisiola noi troviamo che venivano da Bas di Belluno. Ecco, venivano e anche lì Bas sarà, diciamo, sempre una delle cartiere che andrà avanti nei secoli, perché la troveremo come le cartiere cenedesi ancora in attività alla fine dell'Ottocento. Nei primi anni del Settecento la cartiera della Siega era passata di proprietà agli Zanucchi ed era gestita da Geremia Coneian. Così il Coneian gestiva anche la ex Contarini, diventata possesso dei Nani, e l'ebreo gestiva anche dei Folli dentro alla Rizzardi. Quindi vedete com'era complessa, perché una cartiera dentro un'altra, dei Folli, cioè era un polo industriale che però molte volte, dice, crea una grandissima confusione. E il doge Alvise Mocenigo quindi aveva due cartiere oltre a quella della Negrisiola, perché aveva la cartiera del Molin Rotto e quella di Salsa, che era chiamata la cartiera Brusada. Perché? Perché era stata costruita nei primi anni del 1620, però nel 1634 era andata a fuoco ed era stata ricostruita. E quindi sarà sempre conosciuta come la cartiera Brusada fino ai primi anni del 1800, quando cominceranno a chiamarla il cartieron, perché era la più grande delle cartiere. Quindi noi abbiamo, in un censimento del 1725, abbiamo queste cartiere. Abbiamo a Saravalle la Negrisiola, proprietà di Marcantonio Mocenigo. Abbiamo due cartiere a Ceneda, sempre del Mocenigo, quindi la Molin Rotto e la cartiera Brusada. Poi a Cenena avevamo due dei Ruzzini, che si trovavano naturalmente giù alla Rizzarda, che i Ruzzini nel 1749 le venderanno ai Doro. Poi avevamo un'altra cartiera Ceneda e infine la Rizzarda di Bernardo Sarcinelli. Perché la Rizzarda vera e propria, quella dove appunto era morto Gio Maria Rizzardi, che c'era subentrata la vedova, eccetera, ecco,
siccome la primogenita di Gio Maria Rizzardi, Veronica, aveva sposato un Sarcinelli, praticamente alla morte della madre la cartiera Rizzarda passerà ai Sarcinelli, ecco, per eredità matrimoniale. E naturalmente questi continuamenti cambiamenti di proprietà, di frazionamenti, addirittura avremo ad un certo punto una cartiera che verrà costruita all'interno di un'altra cartiera, creano una grandissima confusione. E naturalmente noi vedremo che, per esempio, la Rizzarda vera e propria, con il suo palazzetto seicentesco che è tuttora esistente e troverete la fotografia negli atti, ecco, passerà per matrimonio, dopo i Sarcinelli verrà gestita da Marino Bertoia, marito di Veronica Sarcinelli, poi sempre per eredità dai Coletti, addirittura un reverendo Don Domenico Coletti la gestirà, poi passerà ai Doro e infine dai Doro a Gio Francesco Alberti, anche questo un veneziano, che farà una permuta appunto con la vedova Doro e lui darà dei possessi a Solighetto e infine passerà in proprietà dei Galvani. Ecco. Dopo i Galvani cambierà uso, cioè diventerà possesso dei Della Colletta e vi verrà messa una fabbrica di asfalti Sindex. Nel 1757 le suore del Monastero del Gesù avevano chiesto al vescovo Lorenzo da Ponte di poter convertire la ruota di follo che avevano sul meschio a Salsa in un edificio di cartiera a tre ruote. Il vescovo acconsentì a concedere lo ius dell'acqua e le suore avrebbero dovuto pagare come canone feudale a Natale due pani di zucchero fino. Il loro, diciamo, intendente dovette sottoporsi appunto alla cerimonia feudale, inginocchiato davanti al vescovo, gli fu posto in capo il berretto, gli fu infilato l'anello d'oro nel dito come sudditanza feudale, perché il vescovo gli concedeva lo ius dell'acqua. Ecco, quindi abbiamo il documento in cui viene proprio descritta questa antica cerimonia feudale. Ecco, l'ultimo vescovo che appunto ci darà moltissimo a ribadire i suoi privilegi di signore feudale sarà proprio il vescovo Lorenzo da Ponte, perché dopo questo vescovo Venezia farà un colpo di mano e metterà appunto il podestà veneziano qua a Ceneda e si approprierà, diciamo, dei diritti che erano stati del vescovo Conte. Quindi abbiamo detto che le suore appunto mettono questa cartiera, che però la terranno molto poco, 15 anni, perché poi la venderanno a Francesco Doro di Ceneda. Ecco, questa cartiera, che essendo piccola veniva chiamata la Cartaretta, veniva a trovarsi tra le due cartiere mocenigole, la cartiera Brusada e la cartiera del Molin Rotto. Le carte che i cartai veneti esportavano nel Levante, perché quello era, diciamo, il porto di arrivo delle carte di queste parti che erano specializzate, erano indicate in base al loro formato. Si chiamava Real Leggera, Real Mezzana, Tre Lune, Tre Cappelli, Lyon e Fioreton Comune. I cartai dovevano imprimere in ogni foglio la marca, la prima lettera iniziale di nome e cognome e la denominazione del formato. Quindi se voi guardate in filigrana le carte vedete appunto che c'è un disegno e poi c'è sotto, ci sono delle lettere e queste sono appunto quelle che corrispondono al nome del proprietario e al nome del tipo di carta. Nel 1772 Valentino e Cristoforo Wassermann, originari di Sesto in Valpusteria, acquistarono dai Taffarelli di Serravalle alla Savassa un mulino bruciato, case, fondi e terreno dove costruirono una cartiera. Sì.
Nel 1768 i conti veneziani fratelli Crotta, anche loro, costruirono una cartiera a San Giacomo in Borgo Schiavin, oggi si chiama Via dei Troi. La conduzione fu affidata a Matteo Racanelli. Nel 1702 questa conduzione a Isidoro De Mori, poi ai fratelli Gava. In seguito questa cartiera, dopo aver avuto altri passaggi, fu danneggiata durante la guerra 15-18, poi subì altre trasformazioni e nel 1935 divenne un mulino. Nel 1818 i De Mori permutarono la cartiera di Savassa con quella del Molin Rotto di Pietro Garatti, che nello stesso anno acquistò dal Mocenigolo a Negrisiola, che tenne fino al 1856. Dopo questo anno fallì. Pietro Garatti, sappiamo che aveva 12 figli, ecco, e naturalmente però aveva avuto cartiere importanti, perché prima aveva avuto quella del Molin Rotto, la Savassa e infine la Negrisiola, che la tenne dal 1818 al 1856. Dopo di lui la Negrisiola fu presa da Balbi Valier, quindi da San Martini, che diciamo la chiuse nel 1871. Lì vicino nel 1857 viene messa la cartiera Fighera, che però era una cartiera diciamo di non grande pregio, perché produceva soprattutto carta da imballaggio oppure carta comune, e anche questa cessò la sua attività nel 1890. La Savassa viene acquistata poi dagli ebrei Gentili e Vivante, e dopo, alla morte del Gentili, venne ereditata dai figli, dai tre figli che aveva questo Gentili, e cessò la sua attività nel 1908. La Negrisiola, dopo essere passata ai Sartori, cessò anch'essa la sua attività nel 1918. Tutte queste cartiere, perché pensate che solamente sul corso appunto del Meschio avevamo 10 cartiere, non è un grande territorio, infatti era un'attività industriale importantissima della provincia di Treviso, e naturalmente impiegava tantissima gente. Sapete anche che molti cartai, ecco, abitavano nel luogo stesso della cartiera. Se voi vedete, se voi ancora vedete, sì, adesso è diventato un albergo, però diciamo la struttura di quello che era il complesso della Negrisiola lo si vede ancora tuttora, e quindi diciamo i cartai lavoravano, perché facevano anche turni notturni, non solo di giorno. Quindi questa attività è stata un'attività importantissima. Ecco, il grande problema che cosa è stato? Purtroppo le cartiere cinesi non si modernizzarono, questo è stato il problema. Mentre le altre cartiere, diciamo, col Regno d'Italia cominciarono ad adottare i sistemi a macchina, cominciarono a dotarsi di tecniche più moderne, qui la produzione continuò ancora con i vecchi sistemi. Naturalmente subirono soprattutto la concorrenza straniera dopo il 1881, quando venne appunto aperto il valico del Gottardo e le merci, la carta che veniva dalla Germania e dalla Svizzera arrivò pesantemente, diciamo, a inondare anche il nord Italia. Tra l'altro c'era stato il problema, perché quando avevano cominciato a perdere di importanza le nostre cartiere? Con le soppressioni napoleoniche, perché una cosa stranissima, che anch'io mi sono meravigliata quando l'ho letta, i più grandi consumatori di carta erano gli enti religiosi e le confraternite. Quindi, chiusi i battuti, chiusi tutte le altre confraternite religiose, praticamente il commercio della carta era già andato in crisi in quel momento. Dopo, con l'arrivo dell'Austria, dopo
diciamo 915-20, la industria cardiale si era rimessa in sesto, però una bella batosta l'aveva già presa. Di tutti, diciamo, i cartari, cioè i proprietari che arriveranno dopo il 1800, i più, diciamo, propositivi, i più interessati sono stati i Galvani, perché difatti i Galvani già sotto l'Austria, quindi dopo il 1815, avevano ottenuto delle patenti di invenzione per dei miglioramenti e per delle invenzioni su cose che riguardavano l'ammodernamento delle cartiere, e riceveranno come patenti austriache ben 5 o 6, ecco, e fino al 1855 potranno ancora godere i frutti di queste patenti. Naturalmente questa industria cartaria del Cenedese, possiamo dire, è stata veramente importantissima. Grazie.